Matematica, già. Tuo padre finirà per comprare tutta la libreria. Sì, e vorrebbe che io imparassi tutti i libri a memoria. Sei fortunata. Io ho dovuto pregarlo, il mio, perché mi comprasse i libri. Perché per lui l'istruzione per una ragazza è inutile. Certo, mio padre agisce per il meglio, ma diventa così impaziente quando ci fa lezione. Perché non ce le fai tu, invece? Domandalo a tuo padre. Forse lui... Buongiorno, signorina. Buongiorno, signore. Spero che mi possiate essere d'aiuto. Sto cercando un vecchio amico e mi hanno detto che vive qui. E qual è il suo nome? Lo conoscete di certo. Un eroe della guerra del 1812. Il coraggioso e valoroso capitano Sims. Oh, ma avete già passato la sua fattoria di mezzo miglio. Ne siete sicura? Sì, signore. Lui... Ne siete sicura? Il capitano Thomas Sims. Ma certo, signore. Sono sua figlia Rebecca. Sua figlia? Allora l'ho trovato. Sì, signore. Volete che vi portiamo da lui? C'è una locanda qui? Da Logan. Ma sono sicura che... Logan. Date a vostro padre questa lettera. Al più presto. Capito? Sì, signore. Chi devo dire che me l'ha data? Mi fate pena, Rebecca. Dico davvero. Su! Via! Via! Sono arrivati. Sì. Neil ha detto che è già una settimana che sono arrivati alla locanda di Ledger. È una fortuna che Neil lo aiuti alla locanda. È un lavoro tranquillo e così guadagna qualcosa. Li hai portati tutti da sola? Oh, no. Rebecca è venuta con me. Potevi invitarla a restare. È dovuta correre a casa. Abbiamo incontrato un uomo, un amico del capitano. Non mi è piaciuto. Perché no? Mi è sembrato strano. Non mi sorprende, il capitano ha degli amici stravaganti. Questi libri sono bellissimi. John, sono arrivati! Possiamo cominciare? Ma non abbiamo ancora finito i lavori di casa, possiamo cominciare stasera? Sì, questa sera sarebbe meglio. Perché? È che Rebecca verrebbe qui a darci delle lezioni. Rebecca? E come mai? Non sono forse bravo quanto lei? Ma sì! Oh, sì. Fate come volete, se preferite lei. Papà! Adesso vi faccio vedere io se vi so dare delle lezioni. Su, bevi qualcosa per rinfrescarti. Poi è meglio che ci mettiamo al lavoro. Rebecca, ma tu non mi ascolti. Che cos'hai? Ho incontrato un uomo che mi ha dato questa per te. Come si chiama? Mi ha detto solo che gli facevo tanta pena. Che cosa avrà voluto dire?
Va tutto bene? Thomas! Io credo che voi... che voi dovreste... Sì, sarebbe bene se andaste... a trovare i Campbell. Ma perché dobbiamo andare dai Campbell se non ti sono neanche simpatici? Ti farà piacere, visto che mi chiedi sempre il permesso. Bene, ora ce l'hai. Padre, io... Ma Thomas, come facciamo a presentarci dai nostri vicini senza essere stati prima invitati? È proprio quello che farete, invece. E cercate di sbrigarvi. Thomas, ma io devo sapere perché... Ti prego, Harriet, ora non posso. Ma fa quello che ti dico. Subito. Ho una scatola qui, Rebecca. È molto importante. La devi tenere con te al sicuro. Mi devi promettere, sulla tomba di tua madre, che tu l'aprirai soltanto dopo che io sarò morto. Ma padre... Prometti? Lo prometto. Ma che succede? Andrà tutto bene. Buongiorno. Siete il locandiere? Sì. Io sostituisco il signor Ledger quando è via. Gli do una mano. Portate il cavallo nella stalla. Mi fermo per la notte. Perciò strigliate pure il cavallo. Sì, certo. Pensate a me prima. Ho fame. Vorrei dell'arrosto, se l'avete. E un bicchiere di birra. No, meglio due. Subito. Ehi, ragazzo. Il cavallo dopo. Vi bastano? Signore, mi sembrano veramente troppi. Teneteli, ve li farò guadagnare. Portate su quelle borse. Per caso conoscete il capitano Sims, ragazzo? Sì, certo. Ha una fattoria vicino alla nostra. Oggi ho incontrato sua figlia. Non sapevo che avesse una figlia. Sì, signore. E anche un figlio. Dal suo primo matrimonio. Ah, già. E così si è risposato, vero? Sì. È un vostro amico. Signora Sims, vi prego, entrate. Rebecca. Dottor Campbell. Sono veramente spiacente di arrivare così all'improvviso. No, no, non è il caso. Deve essere successo qualcosa di terribile. Rebecca, hai deciso di venire. Ci darai tu le lezioni. Ah, oh, è stata un'idea magnifica. Date un'occhiata ai nuovi libri. Sono là. Accomodatevi. È stato Thomas. Non ci vuole in casa. Vi ha mandato via? Ha ricevuto una lettera oggi da uno straniero di passaggio e da allora si comporta in modo strano. E che c'è scritto? Io non lo so. Non me l'ha fatta leggere. Ma so che è nei guai. Guai molto seri. Ne sono sicura. Non l'ho mai visto in quello stato prima d'ora. Cosa posso fare? Scoprire di che si tratta.
Con me non vuole parlare, ma forse a voi dirà qualcosa. Ma io non gli sono molto simpatico. Però ci ha mandato qui, dicendo di chiedere ospitalità. Ma non possiamo approfittare. Sì, che potete. Dottore, non voglio che vi disturbiate. No, Neil è andato da Ledger. Qui c'è posto. Grazie, parlerete con lui. Siete un po' in ritardo, Campbell. Vi aspettavo un'ora fa. Non si può perdere un'occasione d'oro come questa per ficcare il naso negli affari altrui. Farete un duello? Siete sveglio, eh? Ma è illegale. Perché non chiamate lo sceriffo, allora? Se lo fate subito, forse in 3 giorni sarà qui. Posso chiedervi il motivo? No, che non potete. Non potete soprattutto perché non sono affari vostri. Però avete mandato la vostra famiglia a casa mia. Già, da voi saranno al sicuro. So che vi prenderete cura di loro, Campbell, anche se non mi stimate molto. Questi per vitto e alloggio. Non è necessario. Ah, un uomo d'onore. Bene. Allora potete capire che nelle faccende d'onore le spiegazioni non sono necessarie. Vedete, purtroppo io sono un uomo di sciabola. Non ho mai avuto passione per le pistole. A proposito, firmate il mio testamento, per favore. È pura follia. C'è uno straniero qui. Sì, papà, non l'avevo mai visto. È uno che ha un modo di guardare che mette paura. Dov'è? Dorme. Ha detto che era molto stanco. Ti ha parlato del capitano Sims? Non parla d'altro. Tu ne sai qualcosa. Che sta succedendo, papà? Quell'uomo non mi piace. Ma davvero? Che peccato. Potrei parlare con voi, signore. Siete amico di Sims? Voi lo sapete che il capitano ha una moglie e 2 figli? Sì, certo, signore. Permettete che vi dia un piccolo consiglio. Voi due qui, continuate a svolgere il vostro lavoro. Domani andrò via e sarà tutto finito. Ma ricordatevi di non impicciarvi dei miei affari. Sono novità. Mi è dispiaciuto molto per Johnny. So chi è vivo, devo solo trovarlo. I Viet Cong non catturano i prigionieri. E quindi ha mentito. Che è successo? Cos'è? Fatemi passare! Stasera 20:50, Europa 7. Qui devi riportare 4. Thomas sta bene? Per ora sì. Vi ha mai parlato di un certo Powell? No, è quello che ho incontrato. Sì, è lui. Cosa vuole da mio marito? Speravo di saperlo da voi. Rebecca, devi darmi quella scatola. No. Devi darmi. No, ho giurato. Emma, per favore, vai di là a studiare con John. Thomas ha dato a Rebecca quella scatola facendole giurare di non aprirla. Deve essere molto importante, se no non l'avrebbe fatta giurare. Rebecca, puoi venire qui un momento? Lo sai che tuo padre è in grave pericolo? Lo so. Davvero?
Lo sai che si batterà in duello? Mio Dio. Forse in quella scatola c'è qualcosa che può evitare. Io ho promesso. Ho promesso. Anche se questo può significare la sua fine. Ho promesso. Devo mantenere la mia promessa. Allora mantienila. Sarai soddisfatto quando tuo padre sarà morto a causa della tua testardaggine. Harriet mi ha detto tante cose terribili. È solo molto spaventata. Vorrei che ci fosse mia madre qui. Lei saprebbe cosa fare. Se fosse qui, in questo momento, che cosa ti direbbe? Di mantenere la mia parola a qualsiasi costo. È tutto il giorno che tuo padre si esercita. Pensi che riuscirà a battere Powell? Io non lo so. Lui sa di no. Ho firmato il suo testamento. No. Rebecca, quei due si batteranno in duello e non sappiamo perché. Per poterli fermare dobbiamo sapere cosa c'è sotto. Ma io ho fatto una promessa. Lo so, e rispetto la tua ferma volontà di mantenerla. Ma se tutto ciò mette a repentaglio la vita di tuo padre, secondo me non ne vale la pena. Io non lo so. Se io fossi al posto di tuo padre e avessi fatto fare un giuramento a Neil, vorrei che mio figlio avesse il coraggio e l'intelligenza di agire per il mio bene. Non voglio che muoia. Grazie. Libro. Il suo diario di guerra, 1812-13. Ci passi. D'accordo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bene, meglio così. E adesso ti spedisco all'inferno, maledetto vigliacco. Cosa c'è, Campbell? Via da qui! No, signore. Prima di ucciderlo, dovete sapere cosa c'è scritto in questo diario. Campbell. Questo è il diario del capitano Sims della guerra del 1812. Come osate? Datemelo subito. So quello che è accaduto. E anche io. Questo vigliacco ha ucciso mio fratello. No, non è vero. Campbell, vi avverto. Silenzio! Su quel diario c'è scritto che Sims fu giudicato da un tribunale di guerra? E radiato dall'esercito? Sì, certo. Per avere ordinato a 20 uomini di continuare a combattere per proteggere la sua ritirata?
20 uomini contro tutto l'esercito americano. Mandati tutti al macello. Tutti morti massacrati solo per salvargli la pelle. Ecco il racconto di quei giorni terribili. Che Dio ci aiuti. Tornato in campo ho trovato il reggimento pronto alla ritirata. Il colonnello Feversham, di nuovo in preda all'alcol, completamente ubriaco, aveva ordinato a 20 uomini di fermare l'avanzata americana. Completa, assoluta follia. Mandai un ordine ai 20 uomini di ritirarsi immediatamente, sperando che arrivasse in tempo. È una bugia! Qui c'è tutto. Giorno per giorno la cronaca dei fatti. Il capitano Thomas Sims decise di fare da capro espiatorio, dicendo che l'ordine era venuto da lui. Fu portato davanti al tribunale di guerra. È accusato. L'ordine era suo. L'ordine era di fermare i 20 uomini, tra cui vostro fratello. Ho letto tutta l'inchiesta. C'è scritto che non ha detto una parola per difendersi. Perché? Se eravate innocente, perché? Il colonnello Feversham era un uomo coraggioso. Mio padre e lui erano nello stesso reggimento. Io devo molto al coraggio di Feversham. Ha salvato la vita di mio padre. Avete dimenticato il vostro onore? Solo permettendo che quell'uomo cadesse in disgrazia, avrei dimenticato il mio onore. No! No! Che pazzia. Non è niente. Sono 20 anni che nel mio cuore c'è una cicatrice. 20 anni dalla morte di mio fratello. 20 anni sprecati a cercarvi inutilmente per tutto il mondo. Ora vi lascio alla vostra coscienza. Non so come ringraziarvi. Harriet, hai già ringraziato abbastanza. Ora basta. Arrivederci. Ormai non mi serve più. Allora posso averla io. Vai. Perché l'hai voluta? Perché ha la chiave. E che ci hai messo? È un segreto. Un segreto? Vorrei che ci avesse messo il mio libro di matematica. È così? No!